chiusa la tappa della World Cup, un commento finale: partiamo dal presupposto che probabilmente vi è sbollita un po' la rabbia perché avete fatto undicesimi, 5 punti dalla medal, quanti erano? 7, non mi ricordo. 7 punti, sì. 7 punti dalla medal, insomma. Ma contenti per il crescendo durante la settimana, perché comunque abbiamo avuto un primo giorno abbastanza deludente, eravamo ben nelle retrovie, 28esimi. Quindi siamo risaliti di giorno in giorno, quindi questo è positivo. Dall'altro canto, comunque un po' delusi e amareggiati dal fatto che la medal era così vicina, ripensando ai punti buttati via, che era facilmente evitabile buttarli via, rode un po'. Però insomma, prendiamo quello che c'è di buono e teniamolo per la prossima tappa. Beh, comunque insomma il recupero, come giustamente diceva Stefano, è stato sì, importante, sì, in una flotta che ricordiamo è sempre di altissimo livello e dove il ribaltone in classifica da un giorno all'altro è un attimo, certo. Sì, sì, comunque appunto quest'ultimo giorno siamo riusciti a risalire bene e appunto per fortuna ci hanno fatto fare 4 prove e questo era praticamente più o meno un terzo del campionato e appunto con condizioni un po' più semplici, vento un po' più stabile, siamo riusciti a fare delle regate buone, tirare un po' più nelle partenze e riuscire a concludere delle buone regate. Ottimo. Qui a Weymouth per voi era la prima volta? Sì. Sì, sì, assolutamente. Vi è piaciuto il posto? Sinceramente non ci è piaciuto tanto regattare con le condizioni del primo e secondo giorno, che appunto era un vento con una direzione molto strana che non hanno mai beccato assolutamente per tutta la preparazione olimpica del quadriennio precedente. È stato un po' difficile, appunto, condizioni strane, vento difficile da interpretare, appunto. Però in questi, possiamo anche dire che in questi casi è un tassello che si mette, no, nel muro dell'esperienza. Assolutamente, certamente. Comunque importante. Diciamo che un po' la delusione della mancata medal race è mitigata dalla notizia che andrete a Rio in agosto. A fare cosa? Il test event. Benissimo. Aspettative? Ma cercheremo comunque di dare il meglio. Adesso dobbiamo un attimo organizzare la logistica perché siamo un po' messi male dal punto di vista di attrezzature e stiamo un attimo cercando di mettere in piedi una barca completa e spedire il tutto e riuscire ad essere competitivi al massimo, quello che riusciremo appunto. Giustamente parlavi di difficoltà logistica perché nel frattempo state smontando la barca e andate dall'altra parte. In Portogallo per l'Europeo. Benissimo. E nel frattempo appunto dobbiamo spedire una barca entro 5 giorni che non sappiamo ancora quale ma manderemo e deve essere appunto tutto preparato al meglio appunto. State diventando esperti di logistica, direi. Parecchio, anche, no? Assolutamente. Senti, invece chiudiamo la stagione con un altro appuntamento altrettanto importante, il mondiale, orientativamente dall'altra parte del mondo, no? Sarà anche quello in Sud America, in Argentina, a Buenos Aires, vediamo cosa ci aspetta. Quindi altra spedizione, altro container, altra logistica complicata. Cosa vi hanno raccontato? Avete parlato un attimo dell'Argentina? Cosa vi è stato detto di questo? Ma niente, abbiamo parlato un po' con gli argentini, appunto abbiamo chiesto qualche informazione riguardo il posto del mondiale, ci hanno detto che è appunto una zona un po' complicata per regattare con i 49er perché appunto ci sono molta corrente, onde molto alte, molto corte ed è un posto perfetto per distruggere gli alberi. Quindi toccherà portare anche qualche pezzo di ricambio probabilmente. Tanto per tornare al discorso della logistica e della prevenzione. Chiudiamo con un sunto, partiamo dall'inizio della stagione, allenamenti intensi quest'anno, World Cup, insomma come siete soddisfatti, come giudicate questa prima parte della stagione? Ma direi soddisfatti, sicuramente abbiamo migliorato molto dall'anno scorso, già insomma, abbiamo dimostrato che il Mondiale di Santander non è stato un caso. E ci stiamo riconfermando più o meno sempre tra i top 15 al mondo, dai, diciamo, in questa classe. Abbiamo fatto delle regate molto buone, Medemblik, Garda, anche questa è stata molto positiva. Ieri purtroppo ci è scappato l'ultimo giorno che stavamo facendo una buonissima regata. Diciamo che possiamo concretizzare qualcosa di molto più importante, sappiamo che possiamo fare qualcosa di più.
quindi ovviamente parzialmente insoddisfatti da questo punto di vista qua, perché vediamo che c'è margine per fare qualcosa di più importante. Sì, appunto, per migliorare. Dall'altra parte contenti per alcuna certezza che adesso abbiamo di essere competitivi con i top team. Insomma, tra l'altro il supporto non vi manca, parlavamo prima dell'Olio Club Adriaco, e che vi dà una grossa mano. Sì, anche Olio Club Porto San Rocco. Anche Porto San Rocco, insomma, per cui avete una trita schiera di fan che vi segue, vi supporta. Tanti amici, cui... siamo supporter, ne abbiamo tanti. E quella è la cosa comunque. Anzi, poi morali, per salutarli. Benissimo. Dai, oh, buon lavoro, state continuando ovviamente a disarmare la barca e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.